Ed è il momento di presentare il nostro ospite di questa sera. Buonasera, Pier Domenico Perata, docente di fisiologia vegetale, se non sbaglio, alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Esatto, Buonasera buonasera. e grazie per aver accettato il nostro invito, che è finalizzato al presentare una scoperta importante che il gruppo ricercatori da lei appunto guidato ha fatto alcuni giorni fa. Intanto ce la prova a spiegare in pochissimi secondi, nella maniera più semplice possibile, poi ci vediamo anche un servizio che ci farà capire di più. Certamente, il nostro lavoro è da molti anni focalizzato sullo studio delle risposte della pianta alla sommersione. Le piante, quando sono sott'acqua, non possono respirare, come d'altronde non possiamo fare noi. E infatti, le piante, come noi, hanno bisogno dell'ossigeno per respirare. E sappiamo bene che quando un campo coltivato in agricoltura, ad esempio, viene sommerso dall'acqua, anche per soli pochi giorni, tutto il raccolto viene perso. E questo è dovuto al fatto, appunto, Che le piante non dalla respirano. necessità di respirare le piante. La nostra scoperta consiste nell'identificazione di un gene, quindi un tratto di DNA, che conferisce alle piante una resistenza alla sommersione. Quindi le piante che attivano questo gene in modo particolare riescono per giorni a sopravvivere in totale assenza di ossigeno. Potremmo dire che potrebbero resistere sulla Luna, vive per 2 o 3 giorni. Certo. Addirittura, il problema è trovare qualcuno che le vada a piantare sulla Luna. Ci vediamo allora che questo servizio che ci fa capire ancora meglio quello che già il professore ci ha descritto in maniera piuttosto esaustiva, direi. Vediamo il pezzo. Buone notizie per gli agricoltori. La scoperta del gene HSFA2 da parte del professor Pier Domenico Perata, docente di fisiologia vegetale della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, potrebbe risolvere i problemi legati alla sopravvivenza delle piante nei casi sempre più frequenti di alluvioni o esondazioni. Ad oggi molte piante, quando sommerse dalle acque, in mancanza di ossigeno, muoiono, producendo gravi danni all'economia agricola. Il gene HSFA2, già presente nelle piante, secondo le parole del ricercatore, è una specie di interruttore che si attiva per produrre proteine ed altri geni al fine di rallentarne il decadimento cellulare, proteggendo la pianta nella sua interezza. Durante gli esperimenti condotti, dopo aver aumentato di 100 volte la presenza del gene nelle Arabidopsis, una specie da laboratorio, esse sono riuscite a sopravvivere anche per 2 giorni alla mancanza di ossigeno. L'applicazione di questa scoperta, dunque, può essere utile nel campo agricolo e in particolare per proteggere le piante di riso, uno degli alimenti più diffusi al mondo, dalla cui produzione dipende la possibilità di sfamare milioni di esseri umani. Mentre alcune tipologie di riso adottano strategie come accrescersi in fretta o rallentare il proprio metabolismo per sopravvivere a questi fenomeni, in molti altri casi, come ad esempio quello del riso prodotto in Italia, ne sono sprovvisti. L'aumento dei geni HSFA2, di conseguenza, sopperirebbe a questa mancanza. Un'altra importante applicazione riguarda le piante fluviali, che, come nel caso degli alberi che riducono il pericolo di frane, limitano le possibilità di esondazione dei fiumi trattenendone l'acqua. Ecco che l'uso dell'HSFA2, anche in questo caso, ne ridurrebbe i rischi di morte qualora sommersi dalle acque, favorendo così l'attività di prevenzione continuativa senza dover attendere la crescita di nuove piante. Ecco, professore, la scoperta è arrivata prima o dopo le esondazioni che hanno riguardato anche la zona di Pisa? Beh, potremmo dire che è arrivata durante. Noi dobbiamo ricordarci che una scoperta non si fa in un giorno, in 2 giorni, Certo. in una settimana. Questo è il risultato di un lavoro che è durato più di 3 anni. Ecco, oltre a quella sul riso, che sembra forse l'applicazione, ecco, diretta più interessante, forse anche più utile, quali altri potrebbero essere i giovamenti che si potrebbero trarre da questa Beh, scoperta? sicuramente nel caso del riso l'importanza è dovuta al fatto che il riso sfama miliardi di persone al mondo e ricordiamoci che la popolazione mondiale è in continuo aumento ed è tutta gente che deve mangiare e che basa la propria dieta ormai al 50% sul riso. Quindi il riso è certamente la specie più importante sulla quale si avranno ripercussioni di questa scoperta. Però dobbiamo ricordarci che tutte le piante sono soggette occasionalmente a eventi di sommersione. Basta una pioggia più intensa e sappiamo come i cambiamenti climatici degli ultimi anni portino a un aumento dei fenomeni estremi, periodi di lunga siccità, periodi di eccesso di acqua. In queste condizioni tutte le colture agricole
sono soggette a gravi danni, dal normale gran turco a, ricordiamoci, alle specie arboree. Se infatti il danno causato su un accampamento di una specie annuale, come può essere il mais, è limitato alla produzione di quell'anno, se il danno, se la sommersione avviene in un frutteto, ad esempio, si perde un frutteto che ha magari decine di anni, che ha impiegato decine di anni per diventare produttivo. Quindi le applicazioni non sono limitate a una sola specie agricola, idealmente potranno essere applicate su tutte le specie agricole, anche quelle che normalmente non sono soggette a eccesso di acqua, perché l'abbiamo detto, è sufficiente un evento nella vita della pianta e sono sufficienti 24-36 ore di sommersione del terreno per avere danni irreparabili. Lo sanno anche tutti coloro che hanno una pianta in casa: la pianta muore se si dà poca acqua, ma muore anche se se ne dà troppa. Quindi non banalizziamo se diciamo che potrebbe aiutare anche l'industria del vivaismo, che è una delle voci importanti dell'economia della nostra regione. Assolutamente sì, ricordiamoci che questo è uno dei tanti geni che sono importanti. Una pianta ne ha circa 30.000, noi stessi esseri umani ne abbiamo diverse decine di migliaia. Sono 30.000 istruzioni che fanno funzionare la pianta. Alcuni di questi sono importanti per questa capacità di resistere alla sommersione. Sappiamo che ce ne sono certamente almeno una decina di geni importanti per questo processo. Quello individuato da noi è uno di questi 10 e siamo sicuri che contribuirà al progresso dell'agricoltura in questo mondo che cambia da un punto di vista climatico troppo velocemente per consentire alle piante di evolversi naturalmente. Ricordiamoci che le piante si evolvono naturalmente, quindi si adattano naturalmente, certo, ai cambiamenti, ma quando i cambiamenti sono troppo rapidi l'evoluzione non ha i suoi tempi. L'individuazione, diciamo una scoperta simile in campo umano creerebbe l'uomo pesce, no? L'uomo sott'acqua manifesta molte caratteristiche che hanno anche le piante, quindi potremmo dire che la morte cellulare sott'acqua, certo, delle cellule umane non è poi così diversa dalla morte di una pianta. Qui però siamo attualmente nel campo della fantasia, invece tornando alla vostra ricerca, ecco, da qui in avanti come procede la ricerca? Dopo che si è arrivati a questa individuazione ci si ferma oppure si continua? Beh, come è stato correttamente detto nel servizio, questa è una scoperta che è stata fatta utilizzando una specie da laboratorio. Lavoriamo su questa pianta inutile, un po' come i medici che usano i topi per studiare i nuovi farmaci. Si tratta infatti di una pianta che non ha un'applicazione pratica. Abbiamo però scoperto questo gene grazie a questa specie che si chiama Arabidopsis, una specie che ha solo 5 cromosomi, quindi è molto semplice da studiare, ma una specie che ci consente adesso di estendere questo lavoro ad altre specie di piante. Abbiamo già detto il riso, certamente la nostra attenzione attualmente si sta focalizzando sul ruolo di questo gene, non più in una specie di solo interesse scientifico, ma anche di interesse applicativo, appunto il riso. C'è anche un'importante pubblicazione che premia il vostro lavoro? Certo, questo lavoro è stato accettato da una prestigiosa rivista americana e uscirà nel numero di marzo di questa rivista e avrà anche l'onore di avere la copertina della rivista. Ecco, perché in America e non in Italia? Beh, la nostra attenzione. Naturalmente tutta la scienza è pubblicata in lingua inglese. È pubblicata in lingua inglese perché è necessario che le scoperte scientifiche siano accessibili a un più ampio pubblico possibile, non solo per rendere nota la scoperta, ma laddove necessario anche per smentirne le conclusioni in un futuro. Quindi ogni nostra ricerca scientifica è soggetta poi a verifica da parte dei colleghi ed è importante quindi che vi sia una audience la più ampia possibile. Come mai questa specifica rivista? Naturalmente noi proviamo sempre a pubblicare sulle riviste migliori, certo, e questa volta è andata bene perché la ricerca era particolarmente importante. Questa è certamente la migliore rivista scientifica al mondo in questo specifico ambito di ricerca, che è quella della fisiologia delle piante. Il Sant'Anna è uno di quegli istituti cosiddetti d'eccellenza per l'istruzione, per lo studio e la ricerca in Toscana, ma non solo in Toscana. Ecco, è più facile fare ricerca al Sant'Anna rispetto alle altre università, ai tre tenei della nostra regione? Ma guardi, io ho un'esperienza abbastanza ampia perché sono stato docente all'Università di Pisa, ho lavorato per 3 anni in un'università giapponese, ho lavorato per anni all'Università di Bari e all'Università di Modena. Posso quindi fare un confronto basandomi su fatti e esperienza personale. Certamente la Scuola Superiore Sant'Anna offre un ambiente di ricerca che non ha pari. Non ha pari per
sia per l'ambiente intellettualmente stimolante, ma soprattutto per la qualità dei nostri studenti. I nostri studenti sono parte attiva dei processi di scoperta scientifica. Questa scoperta scientifica ha visto coinvolti i nostri studenti di dottorato, ma anche degli studenti in tesi di laurea. Quindi è dalle intelligenze dei nostri allievi che nascono queste scoperte. Ecco, oltre a questa ricerca che ha dato buoni frutti, su quali altri progetti state lavorando al momento? Una scoperta che ha avuto molto rilievo è stata quella l'anno scorso, è stata quella della scoperta del pomodoro nero, che ha avuto ampio risalto, è stato un altro prodotto del nostro laboratorio ed è certamente un qualche cosa su cui stiamo continuando a lavorare molto attivamente. Sembra sempre che con la scoperta di un qualche cosa il lavoro si interrompa, non è così. La pubblicazione di risultati scientifici è un punto di arrivo, ma è anche un punto di inizio per ulteriori attività di ricerca. Stiamo lavorando molto su questo ambito, stiamo anche molto lavorando sulla produzione di farmaci utilizzando le piante. Quindi le piante possono essere utilizzate per produrre farmaci, per curare ad esempio malattie rare, dove le industrie farmaceutiche non trovano interesse a investire nella ricerca, noi siamo attivi per trovare nuove soluzioni innovative alla terapia di alcune malattie rare. Mille grazie dunque al professor Pier Domenico Perata della Scuola Superiore Sant'Anna per essere stato con noi questa sera, e noi adesso, e buon lavoro, ovviamente buona ricerca. Grazie a voi.